Buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a Replay. 270 minuti alla fine del campionato e oggi inizia la settimana che ci porta alla partita della verità, quella in programma venerdì in Sicilia contro il Trapani. Solo con la vittoria a Trapani e quella successiva con il Livorno, il Pescara può tagliare una buona fetta per restare in Serie B, altrimenti tutto è legato anche ai risultati delle altre squadre. Consapevolezza del rischio, paura di non farcela, convinzione nei propri mezzi, cosa serve per uscire dalle sabbie mobili della classifica? Ne parleremo con gli amici che sono collegati in piattaforma, molti entreranno nel corso della trasmissione. Vado subito a salutare Totò De Leonardis, buonasera Ciao, Totò. Saluto buonasera a tutti, ciao. Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Poi Salve a Riccardo tutti. Clinco, buonasera Riccardo. Paolo Sinibaldi, il collega Paolo Sinibaldi, buonasera Paolo. Ciao, ciao E ritrovo con Enrico. piacere il giovane collega di Sport Italia Luca Cilli, buonasera Luca, in vacanza a Pescara. Ciao Enrico, Buonasera Luca. buonasera. Buonasera a tutti. Avremo ovviamente altri collegamenti dall'altra parte dello studio. Saluto Andrea Costantini, buonasera Andrea, Ciao Enrico, ben buonasera a rivisto. tutti. Ricordiamo che alle 21:45 inizierà Juventus-Lazio e noi aggiorneremo questo risultato con una finestra. C'è subito qualche notizia di giornata, Andrea? Beh, possiamo dire che per quanto riguarda il Trapani, prossimo avversario del Pescara, situazione di classifica compromessa, ma il Trapani ha l'obiettivo di fare 9 punti nelle ultime 3 partite e poi, come apprendiamo attraverso la stampa locale, il Trapani sta predisponendo un ricorso da presentare al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, perché lo sapete, i due gradi di giustizia sportiva hanno dato 2 punti di penalizzazione alla società del Trapani. Ebbene, la società stessa spera, facendo questo ricorso al CONI, di riavere questi 2 punti di penalizzazione entro la fine del campionato, quindi in tempi stretti, così da poter avere delle chance in più di almeno raggiungere i play-out. Dunque, un ulteriore motivo per cui il Pescara troverà una squadra assolutamente determinata. Situazione che invece è cambiata a Perugia già dalla Sì. giornata di ieri. Ieri c'è stato l'esonero di Serse Cosmi, il ritorno di Massimo Oddo e Cosmi, insomma, è stato piuttosto polemico sui social. Ha detto: "Io compio l'ennesimo atto d'amore nei confronti del Perugia", e questo atto d'amore è tacere, evidentemente polemiche nei confronti della società. A te. È normale che in queste ore, in questi giorni, dopo i rocamboleschi risultati dell'ultimo turno di campionato, tutti stanno facendo tabelle. Invito gli amici, ecco, di non perderci in questo giochino di vedere i turni delle altre squadre, altrimenti non ne usciremo mai. Ma sicuramente l'ultima giornata di campionato ha reso il pareggio casalingo con il Frosinone non più un punto d'oro, ma soltanto un punto di passaggio per arrivare al traguardo della salvezza. Vorrei però con gli amici collegati, vorrei iniziare proprio con Totò De Leonardis, capire non perché si è arrivati a questo punto, ma come si esce da questa situazione che è diventata preoccupante, perché se si devono fare ancora 6 punti, ricordiamo l'ultima trasferta il Pescara l'affronterà sul campo del Chievo Verona, dicevo, se si devono fare 6 punti per evitare i play-out, siamo dunque dentro a un frullatore che però non ci rende molto tranquilli, no Totò? Ma sì, ribadisco quello che già hai detto tu poco fa, cioè quello di non fare calcoli sugli altri, perché proprio l'ultima giornata, con tutte quelle sorprese che sono venute fuori, si fanno capire che insomma il Pescara, così come le altre squadre, devono fare la cosa su se stessi. Io un pizzico di ottimismo lo prendo dall'andamento delle ultime 3 partite. Sì, sono stati 3 pareggi che forse alla vigilia si poteva sottoscrivere, che poi però sono risultati proprio per quello che hanno fatto gli altri, insufficienti per tirare un sospiro di sollievo e rimettersi meglio in classifica. Quindi avere comunque lo stesso spirito delle ultime partite, lo stesso atteggiamento, quello di giocarsela partita per partita, perché
Sicuramente Trapani non è una tappa facile, ma devi pensare solo a Trapani in questo momento. Non c'è da fare i calcoli su quello sul Livorno che è oramai compromesso il suo campionato, o su Chievo se entra o non entra nei playoff. È assolutamente necessario che la squadra abbia questa forza mentale, soprattutto perché adesso si tratta soprattutto di questo, di giocarsela come se fosse il vero spareggio da affrontare. Se c'ha questa forza, io credo che insomma l'impatto di Sottil mi sembra positivo, l'impatto con la squadra, e la squadra reagita. Mi aspetto magari che in settimana arrivi anche una riduzione dell'assurda pena inflitta a Galano, e che sarebbe un altro punto importante. Però al di là di questo è importantissimo avere la forza mentale per affrontare partita dopo partita. Allora, Sottil, tre partite, tre pareggi. Francesco, come giudichi il lavoro fatto finora dal tecnico nei 90 minuti con il Perugia? Buon primo tempo, poi nella ripresa le cose non sono andate per il verso giusto. A Venezia c'è stata la reazione nel secondo tempo in inferiorità numerica, con il Frosinone gran primo tempo e sofferenza nella ripresa. Si poteva fare di più? Beh sì, si poteva e forse si doveva fare di più. Credo però che Sottil, più che rivitalizzare sul piano, come devo dire, della condizione, chiamiamola così, mentale, faceva giustamente riferimento a Totò, non poteva. Purtroppo questa squadra, anche in queste tre partite, con il cambio dell'allenatore, ha ribadito quelli che sono i suoi difetti, perché ricordavi tu Venezia, il recupero nel secondo tempo, con il Frosinone bene il primo tempo e non altrettanto, io non dico male, ma non altrettanto bene nella ripresa, e dall'inizio della stagione, ormai il campionato sta per finire, speriamo che finisca nel migliore dei modi, ma questa squadra si trascina con il primo, con il secondo e con il terzo allenatore, quelli che sono dei difetti strutturali, proprio di costruzione di squadra. Per mesi abbiamo parlato, da dire, hanno parlato che i gol fatti sono, che Pescara ha difficoltà nel segnare. Io dico che oggi, e concludo, 47 gol fatti, è bene ricordarlo, ci sono solo 4 squadre che hanno fatto meglio del Pescara. Pescara che invece ha subito 53 gol e peggio hanno fatto solo in 3, e io già mi permetto di ricordare che proprio per il tema dei problemi strutturali di natura tecnica e tattica e dei singoli giocatori, questi sono i problemi. Io già il mese di all'inizio del girone di ritorno, ma soprattutto anche nei mesi precedenti, mi permisi di sollevare il problema che forse questa squadra, una volta che faceva gol, non riusciva a conservarlo, e magari la partita dopo andava sotto e poi aveva ugualmente difficoltà a recuperare. C'è solo da sperare che a Trapani, e concludo, dove abbiamo festeggiato una promozione, arrivino 3 punti che sarebbero d'oro e sicuramente decisivi, come diceva Totò, in questo momento e questa partita, c'è questa giornata di campionato, proprio perché si sa che alle ultime giornate di campionato i risultati più strani si sono imprevedibili. Perché è vero quello che tu dici, d'altronde i numeri testimoniano quanto te stai affermato, però vorrei chiedere a Paolo Sinibaldi, allora perché a Pescara si continua a dire il Pescara si ritrova lì perché non ha un vero centravanti? Il Pescara ha il quarto miglior attacco, è vero che molti gol ci sono stati da parte di Macini nel girone d'andata, da parte di Zappa nel corso del girone di ritorno, però andare avanti con Maniero e con il giovane Borrello alle sue spalle è stato un grosso rischio. Ma guarda Enrico, io credo che il problema sia generale, perché è indubbio che il Pescara non abbia attaccanti, centravanti, non abbia un'alternativa valida a Maniero. Lo stesso Maniero fa grande fatica, sta dando il massimo dell'impegno, però non è il Maniero degli anni passati. Su questo, a livello di organico, il problema c'è, il problema esiste, ma è un problema evidentemente generale.
quando si parla di una squadra che segna tanti gol, perché lo hai detto tu, hanno segnato anche altri giocatori di altri reparti. Quando si subisce ugualmente, il problema è anche di un centrocampo che nel corso dei mesi e anche rispetto all'anno scorso ha subito degli indebolimenti piuttosto chiari ed evidenti. Il problema è davvero generale. È evidente che quando si arriva a questo punto, il punto è che è difficilissimo sbrogliare la matassa, trovare il bandolo della matassa e in pochi giorni risolvere la situazione, come era stato chiesto a Sottil, che in 3 giornate ha fatto quello che ha potuto. Sì, allora mi dicono che sono entrati 2 colleghi, Nicola Binda della Gazzetta dello Sport e Luca Cilli di Sport Italia. Buonasera ad entrambi. Buonasera Nicola. Allora, buonasera a voi. So che sei in vacanza sulla bella riva del Garda, mi sembra. Il Lago d'Orta in Piemonte. Ecco, benissimo. Insomma, anche se sei in vacanza, tu sei un esperto di serie B. Vacanza breve, Enrico, un paio di giorni. Situazione complicatissima sia nelle zone calde sia per i playoff. A noi interessa questa volta il discorso in basso alla classifica ed è ancora tutto da valutare, perché il Pescara con gli ultimi 3 pareggi si ritrova in questa situazione a pari punti con il Perugia che ha cambiato allenatore. Ti chiedo subito cosa pensi di questa decisione del Perugia di ritornare ad Oddo dopo aver dato la squadra a Cosmi. Ma al di là dell'aspetto romantico, perché sappiamo benissimo il legame che c'è fra Cosmi e Perugia, quindi è un perugino, un tifoso, è esploso con il Perugia all'inizio della carriera e adesso era tornato, era una bellissima storia al di là degli aspetti tecnici, però è un amore che non è mai risbocciato e quindi c'è stato questo epilogo che ricorda molto quello di Pescara, perché obiettivamente sono 2 squadre simili, il Perugia e il Pescara, che non si aspettavano di essere in questa situazione, erano partiti con ben altri programmi, ben altri progetti, e quando le cose non vanno alla fine cerchi di medicarla. Sono 2 squadre impreparate per affrontare questo tipo di battaglie, perché gli obiettivi erano altri e altre squadre erano candidate alla lotta per la salvezza. Quindi adesso sono 2 mosse disperate simili per cercare di evitare la frittata dopo tutti gli errori che sono già stati fatti. Luca Cilli, sei d'accordo con questa valutazione di Nicola? Sì, assolutamente sì, lo saluto innanzitutto e saluto tutti voi. Sono assolutamente d'accordo, e la cosa preoccupante è il fatto che Pescara, per come era partito all'inizio della stagione, sicuramente aveva altri obiettivi e sperava in un campionato diverso. E quello che mi spaventa è il fatto che comunque adesso bisogna lottare per non retrocedere, per mantenere la salvezza. Ci sono squadre maggiormente attrezzate per questo. Io spero che il Pescara riesca a tirare fuori tutto quello che non è riuscito a tirare fuori nel corso di un campionato dove sono state fatte delle scelte comunque sbagliate, troppe scommesse secondo me, scommesse non vinte che purtroppo adesso pesano. Faccio affidamento soprattutto a Sottil, perché è un allenatore che apprezzo, abbiamo visto all'opera già in Serie C dove ha fatto molto bene, ha delle qualità, comunque in pochissimo tempo è riuscito ad incidere. Spero ecco, in Sottile e in un gruppo di ragazzi che soprattutto a livello di orgoglio riesca a riscattare un'annata, secondo me fin qui fallimentare. E su Oddo Cosmi, Luca? Su Oddo Cosmi è lo specchio dell'annata del Perugia. Il Perugia ormai è da, secondo me, da diverse stagioni che prova a fare qualcosa di importante, ma non riesce. Vedo molta confusione nel Perugia. In questo momento il Perugia rischia più del Pescara, secondo me. Quindi può essere un punto a vantaggio del Pescara questa situazione del Perugia. Non so in 3 gare Oddo cosa può fare, però anche il Perugia è una grandissima delusione. E forse anche Cosmi non ha inciso per come si sperava e per come sperava lo stesso Cosmi.
Allora, c'è Andrea Costantini che vuole chiedere qualcosa a Nicola Binda, che starà con noi solo per qualche minuto. Vai Andrea. Sì, buonasera a Nicola Binda. Chiedo se tra i motivi di questa classifica del Pescara c'è anche questa scelta della società di puntare su due allenatori della primavera, Zauri prima e Le Grottaglie, e poi su un allenatore che ha fatto gavetta ma è anche lui debuttante in Serie B. Quanto può incidere questo aspetto secondo lei? Ma detto che posso stare qui quanto vuoi, Enrico, non ho fretta. Sì, sì, è solo una serata, per correttezza. È una serata tranquilla e possiamo chiacchierare quanto vuoi. No, adesso io chiaramente il Pescara è una società molto esperta, è una società che sa fare calcio, è una società che negli anni ha dimostrato benissimo, quindi è difficile criticarla. Certo, io ho anche condiviso all'inizio la scelta di prendere un allenatore giovane che conoscevano bene come Luciano Zauri. È stata una scelta che hanno fatto almeno un'altra decina di società della categoria, perché è giusto puntare su allenatori giovani, motivati, determinati, che sappiano imporre il gioco e far divertire, soprattutto in una piazza come Pescara, dove siete abituati a vedere il bel calcio. Certo, la storia, il cammino del campionato ha detto che a qualcuno è andata bene, a Italiano, a Dionisi, a qualcuno è andato bene, a qualcuno è andata male. Luca D'Angelo è andata bene, per esempio, anche un pescarese che allena il Pisa, mentre altri allenatori obiettivamente è normale, non hanno avuto fortuna, e tra questi appunto Luciano Zauri. Quando poi è arrivato Le Grottaglie ho avuto la sensazione che il Pescara dicesse: vabbè, oramai la stagione è andata, chiudiamola così, arriviamo in fondo e poi ripartiamo con un nuovo progetto. E non vorrei che avessero un po' sottovalutato la situazione, sottovalutato la classifica, una classifica in cui ha le squadre di coda che pedalano tantissimo, che hanno alzato tantissimo la quota salvezza. Quando la B era 22 squadre, e quattro Silvestri a 50 punti. Adesso le squadre sono 20, le partite sono meno, ma arriviamo comunque lì. Quindi non vorrei che Pescara, puntando sui giovani e puntando anche adesso su Sottil, che è un allenatore sicuramente più esperto, anche se è debuttante in categoria, ma qualche esperienza l'ha già fatta. Ecco, non vorrei che si fosse l'intervento sia stato tardivo. Ecco, il rischio è quello, perché ripeto, a Pescara la società sa fare calcio benissimo, non sono sicuramente degli sprovveduti. Però la sensazione che ho è che quindi Nicola ti chiedo e chiedo anche agli altri amici: il passaggio decisivo è stato nell'andare avanti con Le Grottaglie, cioè non accorgersi che la squadra non dava segni di miglioramenti, oppure questa squadra è stata, non so, sopravvalutata? Ditemi voi. Parto da te Nicola, poi vorrei sentire anche tutti gli altri. Nicola. Ma è una buona squadra che poteva sicuramente lottare per arrivare ai playoff, ma quando hai tanti giovani le incognite sono tante, non sai quant'è il loro grado di maturazione, quindi sicuramente ci sono tanti giovani di prospettiva importanti che faranno strada, magari ecco, messi insieme non hanno reso come avrebbero dovuto. Però ricordo che Le Grottaglie era una soluzione temporanea, provvisoria, doveva restare solo una o due partite, e invece ha fatto subito dei buoni risultati, gli è stata data fiducia, poi c'è stato il lockdown e la società non se l'è sentita più di intervenire, di cambiare, e ha detto finiamo così. Ecco, forse è stata una valutazione un po' tardiva. Luca è d'accordo? Luca Cilli? Sulla qualità dell'organico io ritengo che il Pescara è una buona squadra che potrebbe puntare sicuramente ai playoff. È stata sfortunata perché comunque ha avuto tantissimi infortuni. Tumminello probabilmente era il suo anno, questo era l'anno dell'esplosione, della consacrazione, è stato sfortunatissimo, si è infortunato, il Pescara ha avuto tantissimi infortuni, questo non è un alibi ma è un dato di fatto, quindi bisogna tenerlo in considerazione. Non sono d'accordo sulle scelte che sono state fatte, nel senso che Luciano Zauri era una scommessa che il Pescara ha perso strada facendo. A Zauri contesto in maniera particolare, vista da fuori, comunque un certo tipo di rapporto con lo spogliatoio. Le Grottaglie, nel momento in cui è stato sollevato Zauri, doveva essere una soluzione temporanea che poi è stata definitiva, ma anche Le Grottaglie ha sbagliato molto, secondo me, perché è un ragazzo che capisce di calcio, sa di calcio, però il problema è che ha cambiato tantissimo. Doveva fare le cose semplici, invece secondo me ha voluto stravolgere un po' tutto. Luca, però ricordo i numeri: Zauri 26 punti in 20 gare con la squadra che era in una situazione molto tranquilla, Le Grottaglie 13 punti in 12 gare, quindi rendimento sicuramente negativo, e poi vabbè, Sottil 3 gare 3 punti, ma il rendimento di Zauri non diciamo che era esaltante, però non era così negativo.
in base anche ai numeri. I numeri, sono d'accordo con te Enrico, cioè andando a leggere i numeri così sono d'accordo, i numeri possono dire tanto ma non dicono tutto. Secondo me molte partite il Pescara con Zauri le ha vinte anche per un pizzico di fortuna, grazie al cielo, cioè nel senso non sono state tutte convincenti secondo me, però comunque... Sentiamo gli altri, Riccardo Clinco che è primo saltato nel giro iniziale, Riccardo. Guarda, io si continua a parlare dell'allenatore, ma punterei anche un po' il dito sulla squadra, nel senso che sulla scelta di Zauri è vero quello che dice Luca che non c'è stato poi la gestione dello spogliatoio, però lo stesso spogliatoio che ha fatto fuori poi anche Nicola Le Dortaglie, questa è la verità, e quindi forse un punto... Puntiamo il dito anche magari su qualche giocatore, passami il termine, forse un po' viziato e forse che non ha giocato, non si è comportato come si doveva comportare. Questo perché è sempre dalla colpa dell'allenatore, alla fine però i giocatori vanno in campo, sono i giocatori che vanno in campo, non va in campo l'allenatore. E quindi insomma ci sono varie cause, però io sono convinto che la causa principale sia stato l'infortunio di Tuminello e, se devo fare un appunto alla società, il fatto che a gennaio non è stato preso, forse perché si sperava anche nel recupero di Tuminello, una punta di valore che è mancante di quella parte di gol, anche se ne abbiamo fatti tanti, ma non abbiamo l'attaccante che segna. Questa alla fine è la vera verità di quello che è successo quest'anno. Adesso... Riccardo, questo discorso dello spogliatoio ormai va avanti da anni, evidentemente è uno spogliatoio, tu dici viziato, uno spogliatoio di gente che probabilmente ha meno motivazioni, meno stimoli, oppure troppa confidenza anche con l'ambiente, c'è questo tipo di rischio? Ah, guarda Enrico, Luciano Zauri ha fatto il giocatore fino a poco tempo fa, ha preso in mano uno spogliatoio, all'inizio andava molto bene la squadra, giocava bene, ha fatto risultati, poi si è entrenato qualcosa con una parte dello spogliatoio, lo stesso spogliatoio che ha tanto esaltato il cambio con Le Dortaglie e poi ha affossato anche Le Dortaglie con un comportamento in campo, voglio dire, molto altalenante. Questo è quello che vediamo quando andiamo alla partita. Ora, sempre il dito contro l'allenatore, è vero, sono allenatori esordienti, sia Luciano che Nicola, che anche Sottil. Forse Sottil dei tre è quello che caratterialmente mi dà più affidamento sul punto di piano, sul piano comportamentale, che è quello che forse questa squadra quest'anno è un po' mancata. La tua idea, Paolo, poi vorrei sentire anche Totò e Francesco. Paolo? Ma guarda, per me, tornando alle tue domande, la squadra, a mio giudizio, sopravvalutata, soprattutto dopo la finestra di mercato di gennaio, tutti quanti abbiamo parlato di questo indebolimento che c'è stato, e poi non parlo soltanto di valori tecnici, ma parlo proprio di valori morali, comportamentali, di leadership. Io credo che tutti quanti noi nel momento della difficoltà, e la stiamo vivendo ormai da diverse settimane, ci siamo accorti che anche in campo manca davvero qualcuno che riesca a dare la sveglia nei momenti di difficoltà. Perché io ho l'impressione che, oltre ad avere tanti problemi che siano tecnici, tattici, di condizione atletica, almeno a giudicare ad esempio dal secondo tempo anche con il Frosinone, io personalmente ho visto una squadra terrorizzata, bloccata, e anche una squadra che comincia ad avere grandi problemi psicologici e non ha una vera guida che riesca a dare la carica. Totò, questa squadra, tornando anche al discorso che facevamo prima, con giocatori che sono da anni qui a Pescara, io non credo che abbiano la forza di mandar via un allenatore, però probabilmente hanno trovato un ambiente fertile dove mettere in mostra le loro capacità, ma un ambiente che li lascia anche tranquilli, se vogliamo, in questi periodi caldi della stagione. Ma Enrico, sai, io questa storia di agitare continuamente questo spettro dello spogliatoio non sono d'accordo, lo sto ripetendo dall'inizio, anche perché se veramente è questa la causa, credo che in queste ultime tre partite avremo tantissimi problemi, voglio dire, non è che lo spogliatoio va a intermittenza, questa storia di chi rema contro, di chi... Infatti ho fatto la premessa, non crediamo al fatto giocare contro l'allenatore. Sì, ma infatti mi riferivo anche agli interventi degli altri colleghi, io invece sono
sicuramente all'inizio è stata sopravvalutata probabilmente dalla società, non dall'ambiente. L'ambiente, sai, è quello che va a vedere la partita e poi spera. Sono d'accordo sostanzialmente con Nicola Binda, perché in effetti il passaggio chiave, secondo me, adesso a mente fredda, dopo aver visto, è stato proprio la parentesi dei Grottaglie. Perché voglio dire, a Zauri più che lo spogliatoio si rimproverava, a mio avviso, quello di non essere riuscito a dare un'identità precisa a questa squadra, perché cambiava spesso modulo, atteggiamento, situazioni. Con le Grattaglie questo non è che sia stato guarito questo problema, anzi è diventato poi addirittura un problema in più, perché ricordiamo. Quindi è durata molto la sua gestione, in poche parole, Totò. Secondo me sì, cioè col senno di poi, che ce la potevamo evitare, voglio dire, o comunque se voleva cambiare, magari un allenatore di esperienza, come esperienza proprio non tanto di carriera, proprio di esperienza, come Sottile, voglio dire, poteva essere fatta prima questa scelta, come venne fatta del resto 3 anni fa con l'arrivo di Pillon. Quella fu la chiave di quella partita e di quel campionato, alla fine ci siamo salvati. Francesco? Ma intanto credo che è stata sopravvalutata la squadra, e credo, senza credo, ce lo dice la classifica, ce lo dice ormai la stagione che si avvia alla conclusione, più di un giocatore ha reso molto meno di quello che si pensava e di quello che ci si aspettava. Tu prima ricordavi Zauri, 26 punti in 20 partite, fosse rimasto rendimento si è rimasto lo stesso, 26 punti avremmo 26 punti, sì, ma è stato sempre criticato, ha vissuto una situazione, come voglio dire, ambientale, per ambiente intendo tutto, cioè società, tutto il resto, a tal punto che poi si è dimesso anticipando quello che tutti quanti dicevano, scrivevano, parlavano, e in arrivo sono, se va male qui, se va male là. E il problema è che quando si costruisce una squadra la si dovrebbe costruire con guardando le caratteristiche dei singoli giocatori, e l'allenatore poi li utilizzerà. Faccio due esempi. Uno, non ci siamo riti a un certo punto della stagione con l'infortunio di Balzano senza un terzino destro di ruolo. L'estate scorsa abbiamo 22 giocatori, due per loro, però intanto senza un terzino destro di ruolo, e a sinistra, tra infortuni vari e tutto il resto, solo Di Grosso, che a 37 anni non credo che potesse dare più di quello che ha dato, e tanto che è stato inventato, tra virgolette, Zappa difensore, terzino destro, difensore di fascia, che non è un bravo in fase difensiva, così come lo è in fase d'attacco. Clemenza per tanto tempo non l'abbiamo visto, adesso abbiamo scoperto che è molto molto bravo, e manca Galano, auguriamoci che Clemenza torni a inventare qualche cosa. Ecco perché io ho racchiuso in questo ragionamento velocissimo che la squadra, secondo me, è stata sopravvalutata all'inizio. Bene, soprattutto, allora, ripeto, Nicola Binda, chiedo scusa Francesco, andiamo non di ha reso per quello sì. Che ci si aspettava. D'accordo. Nicola Binda, proprio sul tuo giornale oggi è uscita una notizia, me lo segnalava Andrea Costantini, su Sottil che è richiesto dal Catanzaro, quindi pensi che sia soltanto un passaggio Pescara nella sua carriera? Ma non credo che abbia progetti per il futuro che non siano quelli della salvezza col Pescara. Sicuramente è un allenatore apprezzato in Serie C, a Catanzaro sulla pagina regionale abbiamo scritto che è uno dei papabili per quella panchina, ma sicuramente Sottil, se vuol giocare fino in fondo questa possibilità, questa opportunità che ha avuto, e se la vuole giocare bene cercando di mantenere la categoria con una squadra che secondo me non è così male come l'avete dipinta. Io credo che è una squadra molto giovane, ripeto, i giovani hanno una crescita che non ha certezze, cioè se le premesse sono buone devono poi essere dimostrate dai fatti. Nel Pescara ci sono 5 o 6 giocatori che tra qualche anno potremo serenamente vederli in Serie A, non mi stupirei, però probabilmente messi insieme non hanno fatto quei progressi che ci si
ci si aspettava, ecco. Quindi, e adesso sono tutti programmi che vanno messi in secondo piano, perché adesso conta fare punti, non conta lanciare i giocatori. Però ripeto, per me ci sono 4-5 giocatori giovani che in futuro vederli in Serie A non sarà sicuramente impossibile. Insomma, secondo te ce la può fare il Pescara a evitare i playout? È difficile dirlo quando mancano ancora 3 partite. Sì, perché ci sono squadre più preparate, sicuramente squadre che si sono messe in testa la salvezza da più tempo, qualcuna dall'inizio del campionato addirittura, il Venezia per esempio, che adesso sta venendo fuori molto bene. Il Pescara deve essere pronto ad affrontare questa situazione, deve essere, non deve spaventarsi, non deve preoccuparsi, deve giocare sereno, dimostrare i valori che ha. Però ripeto, dietro tutti pedalano, tutti corrono, tutti vanno velocissimi, la quota salvezza si è alzata tantissimo, sarà intorno ai 48-49 punti, che per un campionato a 20 squadre è molto alta, quindi non si può più sbagliare assolutamente. Luca, sei d'accordo? Quota salvezza, come diceva Nicola, sicuramente si è alzata e sono necessari minimo 6 punti per evitare i play-out. 6 punti sono, sì, servono assolutamente. Si è alzata decisamente la quota salvezza. Sinceramente non pensavo potesse essere così alta inizialmente. Il Pescara però sulla carta, se vogliamo, è vero, c'è questa trasferta che poi è la gara spartiacque secondo me della stagione, a questa trasferta contro il Trapani dove non può assolutamente sbagliare, e poi le ultime due molto dipenderà anche dal risultato del Chievo, dai prossimi risultati del Chievo. Secondo me il Livorno già retrocesso la diamo per buona, almeno sulla carta, però secondo me il Pescara ce la può fare, anche se non era partita con l'intenzione di dover lottare per la salvezza, però ha qualcosa in più a livello di organico rispetto alle altre. Soprattutto secondo me ha Sottile, che è stato bravo a toccare i fili giusti. È vero che è mancata la vittoria, però qualcosa di buono secondo me è riuscito a fare anche in questo pochissimo tempo. Mi è piaciuto come ha approcciato con la nuova realtà in una Luca, situazione c'era Andrea difficile. Costantini che voleva farti una domanda, vai Andrea. Sì, ciao Luca, quanta ciao, suggestione c'è nel fatto che il Pescara va a giocarsi la salvezza e una stagione intera su un campo dove l'ultima volta aveva conquistato l'ultima promozione in Serie A? Corsi e ricorsi, che partita c'è da aspettarsi in quel tipo di ambiente, anche se chiaramente mancherà il pubblico? E quanto ritieni che Castori possa caricare una squadra che ha messo in mora la società? Ci sono dei problemi di natura societaria e nell'ultima giornata di campionato il Trapani è stato scavalcato dal Cosenza e ha visto allontanarsi la Juve Stabia. Ecco, tutto sommato, che partita potrebbe attendere il Pescara? La più complicata in assoluto, Andrea, la più complicata in assoluto, perché il quadro che hai fatto tu paradossalmente può sembrare vantaggioso nei confronti del Pescara, invece è tutto il contrario, perché Castori lo conosciamo, è bravissimo in queste situazioni, è l'allenatore più esperto della categoria, è molto abile in questi contesti a tirare fuori il massimo dei suoi ragazzi, soprattutto a livello psicologico. Io sinceramente non pensavo che il Trapani potesse essere ancora, tra virgolette, calcisticamente vivo, pronto per lottare in Serie B, invece Castori ha fatto un grande lavoro secondo me, e quindi il contesto è abbastanza complicato. Il Pescara deve pensare che dovrà calarsi necessariamente in una battaglia sportiva, ma veramente una battaglia, la metteranno sul fisico, sui nervi, sulla corsa, loro si giocano la vita, ma il Pescara anche, ed è un contesto molto difficile, Andrea. Poi ecco, i ricordi sono belli, però erano altri tempi, purtroppo per il Pescara, e il resto è un pizzico di rammarico secondo me per quel che poteva essere e che non è stato, perché secondo me la squadra poteva e doveva fare molto di più. Non so se poi sono d'accordo gli altri, però è un peccato quest'anno non aver mantenuto le aspettative all'interno di un campionato dove il Pescara con un altro andamento poteva recitare veramente un ruolo da protagonista. Grazie Luca. Nicola, prima di salutarci, ci dici qual è la squadra che vedi più in difficoltà in questo momento? sicuramente queste due che si ritrovano lì a lottare per la salvezza non se la passano bene, il Pescara e il Perugia. Sono squadre che rischiano molto contro altre squadre che invece, ripeto, la salvezza la inseguono da
da più tempo, quindi devono stare molto attenti a non sbagliare. Quella sera a Trapani eravamo insieme, Enrico, ti ricordi? Sì. che trasferta avventurosa, ma è stata veramente emozionante quella serata. E adesso il Trapani va giù, il Pescara va giù con ben altro spirito, sapendo che non è l'ultima chance per il Trapani. Il Trapani, se non vince questa partita, è retrocesso, quindi è l'ultima chance, e il Pescara non deve assolutamente fallire, portare a casa. E torna in corsa anche punto. Il Cosenza per salvarsi, cioè per sperare nei play-out, quindi sì, perché il Cosenza riceve il Pisa e per l'ultima giornata riceve la Juve Stabia, e esatto, punterà lì a fare il sorpasso. Quindi sarà un sono due squadre che ancora non sono morte e che movimentano tutta la zona salvezza, con una Juve Stabia che adesso con questa vittoria col Chievo ha trovato speranze, se no era una squadra che sembrava destinata al declino. Tutte sono vive, nessuno regala nulla, bisognerà sudare sangue per salvarsi. Nicola, noi ti ringraziamo, goditi gli ultimi giorni di vacanze, ci vedremo sui campi in questo finale di stagione. Grazie ancora. Sicuro. Per il tuo grazie a voi, contributo. Buona serata a tutti. Grazie a Luca, ciao. Cilli, che salutiamo. Vabbè, lui sta a Pescara, quindi si gode gli ultimi giorni di vacanza. Grazie Luca per il tuo contributo. E grazie prima a voi, di andare grazie. In pubblicità, tra 4 minuti vorrei chiedere a Paolo Sinibaldi e anche agli altri amici, insomma, Pescara e Perugia vengono indicate come le squadre che stanno soffrendo di più in questo momento. Meno male che questo è il momento e non fra 15, cioè fra due partite, quando siamo proprio prima dell'ultima. Cioè, se ci si deve svegliare siamo ancora in tempo, voglio dire. Paolo. Purtroppo è così, perché sono le due squadre che probabilmente meno si attendevano un campionato così. Quindi le meno pronte a livello di organico, ma a livello mentale, ad affrontare una situazione così, così sportivamente drammatica, sono quelle che rischiano di più. Il Perugia è nel pieno del caos e quindi si affida al miracolo. Il Pescara è nel pieno del caos e non si è affidato proprio a un miracolo, ma ha fatto una scelta, diciamo, ragionata, seppure in ritardo, con un allenatore tutto grinta e carattere, che però allo stato attuale ha dato semplicemente una prima pillolina, e ci aspettiamo invece i 3 punti. Totò, eri più tranquillo con Cosmi sulla panchina del Perugia? Molto. Sì, sì, era molto. No, ma anche perché, voglio dire, l'esonero di Cosmi non è stato un fulmine a ciel sereno. Lì si parlava del suo esonero già da 2 mesi, praticamente aveva la squadra contro. Lì sì, veramente lo spogliatoio lo aveva mollato. Il problema vero è stato questo. Magari l'unica speranza per noi è che sia stato un po' ritardato questo cambio. Ovviamente temo parecchio Massimo Oddo, perché lo stimo tantissimo e so che lui, tra l'altro, trova una squadra che è in grado di motivare, che è vero che lì chi sta passando i guai in questo momento sono proprio le squadre meno attrezzate a combattere, voglio dire, per Pescara e Perugia, che assieme alla Cremonese, che si è tirata fuori giusto nelle ultime 2 partite con 2 vittorie allo scadere, altrimenti era la stessa tipologia di squadra non abituata a lottare, che rischiava tantissimo. Quindi insomma, credo che questo momento, io veramente spero tantissimo di non dover vedere uno spareggio Perugia Pescara, perché sarebbe veramente pesante, insomma, sopportarlo. Quindi mi auguro che comunque il Pescara ce la faccia, poi in bocca al lupo al massimo, ovviamente. Riccardo, hai mai pensato di salvarti con 5 punti di vantaggio sulla Juve Stabia, perché il regolamento prevede che scende direttamente chi è a 5 lunghezze dalla quintultima, e la Juve Stabia, anche se ha vinto questa partita con il Chievo, è squadra che ha un calendario, un trittico davvero difficile. Onestamente non mi aspettavo di trovarmi in questa situazione di classifica. Ha detto bene Totò, Pescara e Perugia forse non se lo aspettavano nessuno delle due, non erano squadre attrezzate, erano delle squadre, a mio avviso, da come erano partite, da entrare nei play-off oppure di essere in quel limbo, di lottare proprio per i play-out per non retrocedere, è sicuramente dura.
E dietro la Juve Stabia, ti garantisco, a me fa paura come affrontano le gare. Nelle ultime partite sembra una squadra trasformata, ha fatto una rimonta molto importante. Ecco, forse a noi manca quella dose di carattere, quella parte di carattere che per il momento non abbiamo. Però ti voglio dire una cosa, io farei un cambio col Perugia, prenderei Massimo Oddo e ci darei su Phil per le giocate. Questo ti dico che lo farei poi volentieri. Va bene, allora andiamo in pubblicità e poi entreremo nel vivo di Trapani Pescara in programma venerdì alle ore 21. A tra poco. Fapa Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La Fapa è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. Fapaimpianti.it. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio, entriamo nel vivo di Trapani Pescara con la speranza di effettuare un altro collegamento di un ex Trapani. Vorrei sentire gli amici in piattaforma perché
Oggi la squadra ha sostenuto un doppio allenamento, tamponi, quindi ci si prepara a questa trasferta. Trapani rievoca un bel ricordo, ma quanta acqua è passata da quel giorno della promozione. Una stagione, abbiamo fatto anche dei discorsi con i tre allenatori che portano male, però la scaramanzia lasciamola da parte. Totò, ci si concentra su questi 90 minuti. Ecco, molti si chiedono perché il Pescara non va in ritiro come stanno facendo le altre squadre. Tu ci credi a queste situazioni scaramantiche o no? No, scaramantica non credo assolutamente. L'arbitro al posto lo deve avere l'allenatore. Cioè l'allenatore, se ha deciso è questo... È la prima settimana che Sottil può lavorare, cioè può fare degli allenamenti. Esattamente, quindi credo che sia lui quello che deve gestire questo momento anche sul piano emotivo e caratteriale della squadra. Quindi il fatto che non siano andati, magari per togliere un po' di pressione in questo momento, non è che sia il massimo andare con tanta pressione addosso. E può darsi che sia una scelta giusta. È essenziale che lavorino concentrati e che ci sia questa voglia comunque di giocarsi il tutto per tutto in questa partita, come se fosse l'ultima partita del campionato. Ecco, una domanda che faccio a tutti e quattro, inizio da te Totò: puntate più sull'esperienza dei giocatori più anziani, i vari Menusciai, Balzano, Fiorillo, oppure sull'incoscienza fra virgolette dei più giovani che probabilmente sentono meno la pressione? Totò? Ma sì, guarda, deve essere un misto. In questo momento, che so, chi ti dà maggior affidamento sono, a mio avviso, è un anziano, cioè Memusciai, che è un po' una guida, ma anche Zappa, che è il più giovane della compagnia. Questo ragazzo, la pressione non sa nemmeno cosa sia, ed è stato determinante proprio anche nelle ultime due partite. Quindi deve essere proprio il gruppo, l'insieme del gruppo a dare la compattezza. Sotto questo aspetto, ripeto, a me questi tre pareggi consecutivi non mi hanno deluso, sì, deluso dal punto di vista della resa, però per riguardo l'atteggiamento, in un modo o nell'altro, è stato quello di una squadra che comunque vuole combattere. Questo è quello che serve in questo momento. Francesco, la stessa domanda. Beh, io mi aspetto molto, ma veramente molto, lo dico anche con una punta di polemica, come posso dire. Mi aspetto moltissimo da Scognamiglio, Drudi, Del Grosso, Balzano, Memusciai, Galano, sperando che gli levano una giornata e che quindi poi possa prenderlo. Sia giocatori che ormai nella carriera hanno visto tutto e quindi sanno a cosa vanno incontro, perché è vero che il Trapani si gioca tutto, ci mancherebbe altro, è verissimo, però anche il Pescara si gioca, se proprio non tutto, molto, ma io direi anche tutto, perché poi rimediare nelle ultime due giornate potrebbe non essere nemmeno sufficiente, e comunque difficilissimo poi a Verona con il Chievo. E quindi questi sono i giocatori che sanno a cosa vanno incontro. Tra l'altro l'ambiente, non c'è nemmeno l'ambiente a Trapani, perché adesso si gioca senza pubblico, quindi non è nemmeno a dire, no? I tifosi sono lì, si verranno i soliti tantissimi tifosi del Pescara, però giochiamo lì, quindi l'ambiente è quello che è. Il Trapani giocherà la morte, il Pescara deve giocare la morte e sa di avere dalla sua una stagione dove è andata un tantinello meglio del Trapani. Non voglio dire che gode dei favori del pronostico, ma qui adesso i giocatori più anziani devono giocare come si diceva una volta, con il sangue agli occhi. Non possono sbagliare, non devono sbagliare nemmeno una virgola, e non ci sono né se né ma, soprattutto nei confronti di questi giocatori convenzionali. Paolo? Beh, assolutamente d'accordo, cioè, adesso la palla passa a tutti, cioè passa all'allenatore, ma passa soprattutto ai giocatori più esperti, perché anche nel precedente intervento io ho dato la mia impressione, cioè l'impressione è che finora siano mancati anche i leader in campo. I leader sono quelli più anziani, non è soltanto la questione di una giocata indovinata oppure di una giocata sbagliata, è questione di dare la carica, cioè di gestire momenti difficili, e sono momenti difficili che non possono essere gestiti da ragazzini. Non so, mi viene in mente Zappa, che già ha fatto benissimo finora, e non si può chiedere il miracolo a Zappa di tirarci fuori dalle sabbie mobili della classifica. Adesso la palla passa a Musciai, passa a Fiorillo,
passa a Maniero, passa, dite voi a chi, ma sicuramente la responsabilità è molto loro adesso. Riccardo, quindi non, scusami, gli anziani scusami, devono... Sì, Francesco. Un secondo solo, io non ho inserito Fiorillo perché è uno dei pochi che ha reso per quelle che sono le sue è il capitano, qualità. Però, io, per quello ho detto c'è una Parliamo punta del capitano. Di... Esatto, per quello, bravo. Fiorillo quello che doveva fare l'ha fatto, magari come ha reso Fiorillo avessero reso tutti gli altri. Staremmo parlando di un finale di stagione quantomeno tranquillissimo. Riccardo. Ma Zauri aveva iniziato un processo di svecchiamento della squadra. Noi ci troviamo alle ultime tre giornate giocando con Balzano del Drosso, Scogna Emilio Dudi dietro, con Zappa che dovrebbe essere portato via avanti, con Giovane. Quindi alla fine lo svecchiamento della squadra non c'è stato. La squadra nel secondo tempo ha dei visibili cali strutturali, perché nel secondo tempo in quasi tutte le partite non abbiamo la reazione. Probabilmente... Però può essere anche un calo atletico che hanno un po' tutte le squadre, esatto, anche in Serie A. Può essere un calo atletico, sono d'accordo. Antonio Bazzano arriva da un infortunio importante, probabilmente non ancora i 90 minuti. Diceva giustamente Totò, bisogna trovare quella formula magica tra gli anziani e i giovani, ma fondamentalmente secondo me bisogna trovare quella formula magica che è tirare fuori, perdonami, le palle e arrivare in fondo a... con tutte le forze che abbiamo, senza stare... a giocare di fino. Qua adesso bisogna, il gioco è duro e bisogna veramente giocare duro per portare a casa la vittoria di Trapani, la vittoria con Livorno, che sono fondamentali. Ecco Andrea, tu ci proponi il quadro, ma questo solo per dare un'idea un po' più dettagliata di tutte le partite che coinvolgono le squadre nelle sabbie mobili, no Andrea? Arriviamo sì, fino all'Ascoli, è un credo. Po' un calendario comparato. Ecco. Allora, tra poco vedremo il calendario comparato, sostanzialmente ecco qui, si arriva fino all'Ascoli, anche perché l'Entella con la vittoria sorprendente di Empoli si è un po' tirata fuori, anzi addirittura l'Entella può guardare con fiducia alla rimonta playoff, quindi insomma l'Ascoli che ora è in grandi condizioni, ha 45 punti, poi via via tutte le altre squadre, è evidente insomma che Pescara e Perugia sono a rischio un po' perché hanno questi 42 punti, un po' perché hanno un trend discendente, mentre il Venezia è in ripresa, Cremonese in ripresa, l'Ascoli in grandissima ripresa, la Juve Stabia dopo il lockdown ha fatto davvero malissimo e ora questa partita vinta in quel modo contro il Chievo potrebbe cambiare il trend delle Vespe. Ecco, un altro aspetto negativo Andrea è che il Pescara negli scontri diretti sta meglio soltanto con l'Ascoli, con sì, il Venezia si può ancora valutare. Con la Cremonese in svantaggio, col Perugia in svantaggio, con il Venezia dipende dalla differenza reti che al momento è leggermente a favore del Venezia, ma potrebbe anche cambiare questo dato, lì ci sono stati due pareggi, con le altre squadre sta bene il Pescara essenzialmente con la Juve Stabia e con l'Ascoli, con l'Ascoli addirittura una doppia vittoria. Ecco, Maurizio Daguì ce la ripropone nuovamente perché mi sembra di capire, anzi mi sembra di vedere che Pescara, Perugia e Juve Stabia sono quelle che hanno il calendario peggiore, perché anche il Perugia gioca contro tre squadre che hanno degli interessi di classifica, anche il Venezia perché ha Juve Stabia in casa, poi la trasferta a Cittadella e il Perugia in casa. Però lo abbiamo detto in apertura, non si possono fare calcoli, soprattutto dopo quanto è accaduto nell'ultimo turno di campionato. E Totò, quindi addirittura a 48... Tra l'altro, scusami Enrico, sì, faccio notare che Perugia, Pescara e Juve Stabia hanno due partite in trasferta e una in casa. Ora è vero che non c'è, sì, il pubblico, sì, però comunque giocare nel proprio impianto è sempre meglio, mentre Ascoli, Cremonese e Venezia hanno due gare in casa e una in trasferta, anche se il Venezia fa meglio in trasferta. A voi. Se ti chiedo, Totò, su chi fare la corsa, te la senti di sbilanciarti o è veramente un'impresa ardua? Intanto la Juve Stabia, magari sì, sperando quei famosi 5 punti. Esatto, sperando che non faccia nemmeno un punto, ci può anche stare, voglio dire, tra Venezia, Cremonese e Cosenza l'ultima giornata, vabbè, la Juve Stabia. E poi mi auguro, oppure mi auguro che ritorni in gioco in Venezia, perché in effetti anche il fatto che Pescara, appunto, se Venezia dovesse
incepparsi, anche la il problema del gol potrebbe pareggiarsi, insomma, quindi direi Venezia, Juve stabile, le squadre che dovrebbero frenare secondo me in questo momento, la speranza, perché poi dopo il problema si parlava del fattore K, ma la verità è che sì, l'ultimo turno le sorprese sono arrivate tutte dalle gare in trasferta, sicuramente in questo momento il fattore campo conta poco o niente, per cui il problema, io invece per quanto riguarda Trapani, intanto mi auguro due cose: uno, che Pescara magari recuperi Galano con un maxi sconto, e l'altra che il Trapani non possa recuperare Pettinari, che a mio avviso potrebbe essere veramente il giocatore che ti muove. Sono due situazioni difficili da realizzare. Sì, sì, difficili. Galano, se però va bene, tolgono una giornata. Pettinari invece non ha giocato l'ultima per un infortunio, ma sta recuperando, quindi la bilancia pende a favore. Insomma, era una speranza. Una speranza. Peraltro, Enrico, scusami, faccio notare che la Juve Stabia ha 41 punti, ma ha perso qualche giornata fa in casa contro il Livorno, che già allora era, non matematicamente, ma era abbastanza spacciato. Pensiamo a una Juve Stabia vincente con il Livorno a quota 44, e la classifica avrebbe fatto ancora più paura. Certo. Paolo, tu stai facendo calcoli, ti sei divertito a vedere queste tabelle che non fanno dormire ovviamente sonni tranquilli? No, devo dire che non li ho fatti minimamente, li sto facendo semplicemente con voi qui in questa puntata di replay, perché sinceramente le ultime giornate di campionato, anche in periodo di Covid, senza pubblico e quindi senza il fattore casalingo, il fattore trasferta, riservano sempre clamorose sorprese, francamente. Quindi io credo che non sia proprio il caso di fare la corsa su qualcuno. L'unica corsa va fatta sulla prossima partita, sulla vittoria col Trapani, perché se non vince Trapani, poi allora diventa una situazione davvero drammatica. Io personalmente non ho fatto calcoli e mi auguro che non li faccia neanche il Pescara. Riccardo, le tabelle le hai lette, le hai viste, le sai, le conosci, le stai studiando? Sì, sì, ma guarda, hai detto benissimo tu all'inizio trasmissione, dobbiamo fare 6 punti, quindi dobbiamo battere obbligatoriamente Livorno e fare i punti a Trapani. Attenzione, non c'è la certezza che poi punti però salvarlo. No, con 6 punti dovrebbe esserci la certezza, anche perché ci sono diversi scontri diretti. Non lo so, con 6 punti, non lo so. 7 sarebbe il massimo. Non lo so nemmeno io. Con 6 punti, certo che sì, hai buone chance. Però certo che se si verifica tipo il Venezia che va a vincere fuori casa con lo Spezia, che ancora puntava addirittura a fare secondo, può succedere di tutto, è inutile fare pronostici. Sì, però io 6 punti firmerei subito per avere 6 punti, guarda. 2 vittorie, sto tranquillo, secondo me. Allora, Enrico, scusa, no, ti volevo. Sì. Enrico, no, un particolare. Dimmi, Totò. Però il Trapani praticamente gioca prima col Pescara e la turno successivo col Perugia. Quindi sarà l'arbitro di questa, anche tra Perugia e Pescara c'è anche questo legame, insomma, che può essere determinante. Sì, però se il Perugia, no, vabbè, insomma, se il Trapani va bene col Pescara, rientra in corsa proprio per la salvezza, perché c'è anche il rischio di una retrocessione diretta. È molto, l'ho detto all'inizio, è inutile che facciamo un ricorso in ballo. Prego? C'è anche un ricorso in ballo. E c'è il ricorso, però c'è anche un'eventuale penalizzazione per il Trapani ulteriore, perché i giocatori hanno messo in mora la società, quindi giovedì sapremo sul ricorso dei 2 punti precedenti di penalizzazione e poi si valuterà. Allora, dobbiamo anticipare la fascia pubblicitaria perché abbiamo degli ospiti che stanno ritardando per entrare in piattaforma, quindi invito Maurizio Daguì ad anticipare la fascia pubblicitaria e poi torneremo con voi in questo studio. A tra poco. Sa-
SAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi COVID-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano, fapaimpianti.it. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Eccoci di nuovo in studio, dunque siamo proiettati verso Trapani e durante il suo viaggio dopo una lunga giornata siamo riusciti a contattare l'ex direttore sportivo del Trapani, Gianni Rosati, che ha portato il Trapani in Serie B lo scorso anno con Italiano in panchina e in viaggio. Gianni Rosati, ci sente? Come no, buonasera a tutti voi. Buonasera Rosati, grazie per questo intervento a volo durante i tanti viaggi che sta facendo. Insomma, lei ha lasciato Trapani dopo la promozione in Serie B con Italiano, che ovviamente sta facendo bene alla Spezia, e il Pescara venerdì a Trapani si gioca una gran fetta di salvezza. Ecco, lei che conosce questa squadra, perché lo scorso anno ha messo la firma sulla promozione, che tipo di ostacolo dovrà superare il Pescara? Beh, sicuramente ho visto che almeno il Trapani rispetto all'anno scorso è cambiato molto.
l'anno scorso magari tu hai detto che abbiamo vinto grazie all'italiano, soprattutto perché c'è un gioco offensivo e soprattutto è l'attacco alla porta avversaria il suo, diciamo che la sua qualità maggiore. Quest'anno è una squadra più combattiva, è una squadra allenata da Castori che ha sempre fatto della tenacia, della grinta, della determinazione le sue, diciamo, le sue armi migliori, quindi è molto diversa da quella che ho lasciato, questo sicuramente. Sarà una partita difficile per il Pescara, ma anche per il Trapani. Per il Trapani è l'ultima chance, se dovessero scivolare sono retrocessi. Per il Pescara deve capire che deve fare per forza punti a Trapani. Il Pescara di Sottile, non so se l'ha visto all'opera, 3 pareggi in 3 partite, e il terzo allenatore, situazione che è diventata delicatissima, Pescara con Perugia, Juve Stabia e Venezia ancora in lotta. Come sta vedendo questo finale per la salvezza? Cioè, onestamente non mi aspettavo questa posizione del Pescara, perché diciamo che come organico e come qualità dei calciatori il Pescara doveva stare in un altro tipo di classifica, quantomeno sfiorare i playoff, non sicuramente i playout. Però poi le situazioni contingenti sono diventate queste. È inutile dire che, cioè, dal mio punto di vista tirerei fuori il Pescara da questa situazione, perché c'è qualche squadra che c'era mai a giallo-blu che non mi è molto simpatico. Giallo-blu? Sì. La Juve Stabia, quindi? Io non l'hai detto, l'hai detto tu, Juve Stabia. Io ho detto, cioè, poteva essere anche la Fermana. Totò De Leonardis, ritrovi Gianni Rosati, vuoi chiedere qualcosa, Totò? Ma sì, Gianni, cioè, tu il campionato li conosci, cioè, come se ne deve giocare una salvezza in questo momento? Quali sono gli ingredienti cui non puoi rinunciare per provarci? Beh, un nostro comune amico dice sempre, e hai già capito chi è il migliore allenatore della Serie A, che per la prima cosa, io la penso al contrario, a me piace giocare nel metà campo degli avversari, non nella mia. Però in questo momento purtroppo bisogna fare i punti. Per non fare i punti, la prima regola, come dice il nostro amico Massimiliano, è non prendere gol. Perché quando non prendi gol, Allegri, per chi non avesse ancora capito. Beh, esatto. Questa è la situazione, no? Però ecco, capisco, per il Pescara una situazione difficile, perché la squadra non era stata costruita per salvarsi, ma per fare un campionato onorevole, più bello. E quindi trovarsi in questa situazione diventa più difficile rispetto, diciamo, ad oggi a un Trapani che più di quello sapeva benissimo che non poteva fare. Francesco, anche tu conosci bene Gianni Rosati, hai qualche curiosità, perché ci deve lasciare in viaggio, lui gira per tutta l'Italia dalla mattina alla sera, forza Francesco. No, e la curiosità è che ha ragione lui, e quindi ha ragione anche il grande Allegri, intanto non prendere gol. Però la curiosità, e quindi anche la domanda a Gianni, il problema del Pescara è che c'è una delle peggiori difese del campionato. Come conciliamo le due cose? Ah, ecco, questa è una bella domanda, perché, ma forse bisogna farla a Udinì, non a me. Udinì saprebbe rispondere, io no. Però adesso, a parte gli scherzi, il Pescara c'è un'altra struttura di squadra rispetto al Trapani, quindi e anche questo nuovo allenatore saprà trovare, diciamo, i meccanismi giusti per portarla alla salvezza. Paolo, un'ultima domanda, Paolo Sinibaldi a Gianni, anche perché è entrato un altro amico che tra poco coinvolgiamo. Paolo Sinibaldi. Sì, no, a me fa piacere sentire una persona così esperta di calcio, così navigata, e sentirlo parlare col sorriso e l'ottimismo di una situazione così difficile, perché noi, Gianni, in studio, nello studio virtuale di questa sera, un po' tutti quanti avevamo impostato il discorso in maniera diversa, cioè che il Pescara e Perugia invece erano le squadre più indiziate in questo momento, perché più pesci fuor d'acqua in questa lotta a retrocessione. Da questo punto di vista sono d'accordo, però alla fine io penso che
la sommatoria della tecnica, soprattutto perché io sono visto e sono imputato per questo fatto, che guardo più la tecnica che all'agonismo e la forza. Io penso che la tecnica abbia sempre la meglio, e quindi le squadre più tecniche, a mio avviso, però questo, si devono salvare e le altre devono reggere. Però non sempre questo è vero, anzi, spesso è il contrario. Il sorriso è perché probabilmente ho concluso, caro Enrico, qualcosa di positivo. Sto per rientrare in una squadra importante tra un paio di giorni, te lo dirò, e certo, ci vediamo anche contro il Pescara. L'ultima domanda da Trapani: che notizia ha questa società che i giocatori hanno messo in mora? Il gruppo dirigenziale, due punti di penalizzazione già dati, che notizia ha? Ah, perché ci sono i dirigenti a Trapani? No, gli ultimi che ho lasciato ci dovevano dare 1 milione di euro, non ci hanno mai pagato, pensavo che fossero scappati via. Però questa situazione societaria non si ripercuote sulla squadra? Beh, ma penso che sì, fino adesso hanno tenuto nascosta questa cosa. È stato bravo in questo Castori, e anche i ragazzi sono stati bravi a non farlo venire fuori. Però questa cosa va avanti da febbraio, non è che va avanti da ieri mattina. Beh, però, come dice lei, Castori e i giocatori in campo stanno dando tutto perché sono professionisti. Sì, sì, sì. Ma da una parte, però, queste sono le loro caratteristiche. In un altro modo loro non potevano fare, certo, perché un conto giocare sulla seconda palla adesso non ridere, è un conto giocare nella metà campo avversaria. Va bene, grazie Gianni Rosati, in bocca al lupo per questa nuova destinazione, e speriamo di vederla presto nel nostro studio con un incarico prestigioso. Grazie per questo contributo. Grazie a voi. Buon giorno. Grazie. Allora, è entrato subito in piattaforma e lo ringrazio, il dottor Pietro Literio. Buonasera Pietro, grazie, perché è una serata ricca di lavoro anche per lei, e l'aspetto psicologico, ne abbiamo parlato fino a qualche minuto fa, sta diventando determinante. Testa, cuore, gambe, ma conta di più la testa, ovviamente, dottor Literio. Beh, caro Enrico, intanto saluto tutti, con piacere rivedo diversi amici qui, un saluto veramente caro a tutti e a te, grazie per l'invito. Se fai una domanda del genere a uno psicologo, non può che dirti una domanda banale ho fatto, sicuramente. Sicuramente la testa conta moltissimo, ma lo vediamo anche dalle partite del Pescara, da queste due fasi, no? Dal primo, secondo tempo, questi cambiamenti che noi vediamo nel Pescara, no? Che l'allenatore anche non sa come spiegare, i giornalisti lo chiedono, è molto, se non tutto, legato alla testa. Ha una parola chiave che si chiama concentrazione, e la concentrazione oscilla durante la partita. Lei ha avuto anche contatti con il tecnico Legrottaglio, un'esperienza di lavoro, ecco, a prescindere poi dai punti conquistati dai tre allenatori, però questa squadra ha avuto sempre questo rendimento altalenante. Lei che ha conosciuto anche i giocatori, come se lo spiega? Sì, mi farebbe piacere che mi dessi del tu, Enrico, perché sì, grazie, c'è un rapporto fra noi. E torniamo alla testa, torniamo al fatto che crescono e sono cresciute anche le paure, e spesso le paure anche di sbagliare oppure di perdere soprattutto, anche crescono nei giocatori, soprattutto se non arrivano i risultati positivi, no? O le vittorie, o se non arriva una prestazione, diciamo, una serie di prestazioni convincenti, se non arrivano. E le paure spesso crescono anche in maniera inconsapevole, senza che noi ce ne rendiamo conto. Quindi agiscono nei giocatori e possono agire anche nell'allenatore. E quindi il lavoro da fare è innanzitutto sulla consapevolezza di questi aspetti e il poter intervenire su questi aspetti più psicologici, mentali. Sì, ma è più un problema per gli anziani, non so, molti giocatori che hanno ancora dei contratti lunghi a Pescara, o il giovane si trova meglio, è più spensierato, più incosciente, se vogliamo? No Enrico, è molto legato, sì, questi fattori incidono, che dici tu, ma è molto legato alla struttura di personalità del giocatore, quindi
Quindi non conta la carta d'identità. No, diciamo che può incidere in una minima percentuale, ma conta la struttura di personalità, quindi la forza dell'io, la capacità di resilienza, la capacità soprattutto di sapere, l'abilità di saper gestire le proprie emozioni, tra cui fondamentale quella della paura. Totò, quindi è tutto un lavoro di alta psicologia, oltre ovviamente all'organizzazione tecnica, tattica, però in questo momento veramente la testa ricopre un ruolo importante. Ma sì, lo dicevo all'inizio, prima di sentire il nostro carissimo amico. Ciao. Il problema adesso è soprattutto mentale, c'è poco da fare. Sì, nei periodi di crisi soprattutto. Io non so, ti volevo chiedere se può servire l'ipnosi in questo momento. Può essere una terapia giusta. No, diciamo che sa più di esorcismo questo, esatto. No? L'ipnosi, una vecchia tecnica antica. Esistono delle tecniche e degli strumenti molto più moderni invece oggi adottati dalla psicologia dello sport, che è poco conosciuta la psicologia dello sport, chiaramente, e la psicologia in generale. Esistono delle vere e proprie tecniche, delle strategie di lavoro che sono state studiate, c'è tanta letteratura, esiste il lavoro per simulazioni, il lavoro per avversità, il lavoro sulla concentrazione, sul ritmo individuale di squadra, esistono tantissime tecniche. Però bisogna essere, come dire, convinti e conoscere la psicologia dello sport, e crederci. È nemmeno una cosa da fare una settimana, voglio dire. Bravo, lavoro lungo, certo. È una preparazione. Come si fa la preparazione fisica, tattica, tecnica, si fa la preparazione mentale, né più né meno. Si parla di abilità mentali, come di abilità tecniche, come di abilità fisiche. Scusami Pietro, come si scaccia la paura? E c'è tutto un lavoro di preparazione, una crescita dell'atleta e della squadra a livello emozionale, a livello emotivo, no? Ad esempio si può intervenire in vari modi, si può intervenire sul dialogo interiore dell'atleta, esplicitandolo prima, quindi passare da un dialogo interno negativo a un dialogo interno potenziante e non limitante. Esiste la famosa, ad esempio, programmazione neurolinguistica, se ne parla tanto. È importante utilizzare le parole giuste, soprattutto nei momenti di difficoltà, rispetto ad altre parole. Ad esempio può scattare nel giocatore, ma anche nell'allenatore, l'abbiamo visto anche un po' con la nostra esperienza, possono scattare più i devo rispetto ai voglio, oppure non devo, no? E questo purtroppo è limitante come pensiero, rispetto al voglio o al sono capace, no? Ecco, adesso do la linea a Andrea, però volevo chiederti una curiosità, Pietro, si è passati da un allenatore tranquillo, come le Grottaglie, a Sottili che invece fa della carica e urla molto, almeno questo sembra dall'esterno, poi all'interno saranno completamente diversi i modi di fare. Cosa serve? Più un carattere duro in questo momento o altro? Allora, la psicologia dello sport e la letteratura dice che nei momenti di crisi la leadership, in questo caso rappresentata dall'allenatore, deve essere il più possibile autorevole, autocratica, no? Rispetto alla leadership democratica, perché dà più sicurezza ai giocatori, ma questo non basta, come vedete, no? Perché Sottil, anche lui, non riesce a far esprimere, come dire, continuità nella prestazione sia dei singoli che della squadra. Purtroppo qui si sconta la mancata preparazione mentale, si scontano tutti gli eventi accaduti nel Pescara in questa stagione, gli infortuni ma anche i risultati, perché i risultati, le sconfitte, i pareggi incidono parecchio e si accumulano gli effetti, quindi è necessario recuperare quel lavoro mentale che non è stato mai fatto. Andrea, velocemente, sì, perché dobbiamo lasciare Pietro Literio. Saluto Pietro Literio, ciao Pietro, ciao, ben ritrovato. Andrea, ti chiedo, in base alla tua esperienza, in questo gruppo, togliamo l'allenatore, ma in questo gruppo, in questo spogliatoio, c'è o ci sono un leader o più leader emotivi in questo Pescara? Ma non abbiamo potuto verificare Carlo fino in fondo questo, Andrea, perché noi abbiamo lavorato con una certa discontinuità e solo nel periodo Covid, perché poi quando sono ripresi gli allenamenti, diciamo che l'aspetto mentale è andato molto sullo sfondo per l'entusiasmo dei giocatori di tornare in campo.
no? Quindi abbiamo potuto sensibilizzare un po' sugli argomenti e sui temi la squadra, l'allenatore, e quindi non abbiamo avuto modo di verificare anche sul campo, soprattutto la leadership dei vari giocatori. Diciamo che questo può essere un aspetto carente anche della squadra, no? La mancanza di un leader definito in campo, no? Anche se posso dirvi che Fiorillo, il capitano, come dire, ha un ruolo molto importante dal punto di vista emozionale, dal punto di vista dell'equilibrio della squadra. Non a caso è il capitano. Allora, l'ultima domanda, chi la vuol fare? Paolo, Francesco, perché dobbiamo lasciare il... Velocemente un... Sì, scusate, al professor Terio. Sì. Ciao Francesco, scusami, aggiungo solamente che tra l'altro ciao. Fiorillo, per l'esperienza che ho avuto alla Juventus con il mio collega Vercelli, ha notevole esperienza della preparazione mentale, del lavoro mentale, si vede. No? Bene, Francesco? Sì, velocemente, hai parlato di abilità mentale. Ma non è una qualità che uno o ce l'ha o non ce l'ha, oppure si può, come devo dire, allenarla e quindi migliorarla? Assolutamente si può allenare e migliorare, altrimenti noi non serviremmo, ecco. Assolutamente sì. Va bene, Paolo, una curiosità a volo? Tu sei stato ospite con il dottor Riteri in studio. Sì, sì, è capitata un'occasione, quindi lo saluto. Salve Paolo. Ciao, ciao. Tu prima dicevi che, per esempio, rispetto alla battuta che faceva Totò De Leonardis riguardo l'ipnosi, no? Tu hai detto che ci sono tecniche molto innovative, ma quali? Per esempio la respirazione, oppure tecniche di gruppo, che cosa c'è? Oppure semplicemente te la butto lì, ma non c'entra forse niente con la materia che tu in questo momento rappresenti. Basterebbe che il leader fosse l'allenatore, e cioè che quindi l'allenatore fosse lui a dare quelle linee guida poche, chiare, di consapevolezza, per tranquillizzare un po' tutta la squadra che in questo momento è terrorizzata. Allora, diciamo che intanto non esiste una tecnica o un metodo che adesso risolva tutto, perché, come dire, la situazione, come dire, è in una fase avanzata. Chiaramente all'allenatore possono essere date delle indicazioni da trasmettere poi ai giocatori, ma questo se viene fatto in maniera sistematica e non in maniera, come dire, temporanea, no? o per un breve periodo di tempo. Esistono tantissime strategie, tantissime tecniche, ma devono far parte di un progetto, di un piano, di una preparazione che ha degli obiettivi. Noi dobbiamo decidere sin da subito su cosa lavorare con il giocatore e con la squadra, sulla concentrazione, sul ritmo, sulla resilienza, sulla gestione delle emozioni, quindi bisogna stabilire gli obiettivi e poi raggiungerli con le varie tecniche. Le tecniche sono il training autogeno, il lavoro sul dialogo interiore, il lavoro sull'immaginazione potenziante rispetto a quello limitante, il lavoro di team building, quindi di costruzione del noi, del senso di unità, di famiglia, e anche qui ci sono tutta una serie di esercizi, il lavoro sulla forza di volontà. Ad esempio, noi all'inizio abbiamo proposto ai giocatori, al nostro esordio, di cambiare alcune piccole abitudini per lavorare sulla loro forza di volontà e uscire dalla zona di comfort, come ad esempio l'abitudine ogni giorno di lavarsi i denti con la mano non dominante, con la mano opposta rispetto a quella che è. Sembra banale, ma è un esercizio molto importante sia sulla concentrazione che sulla forza di volontà. E la stessa cosa si può fare in campo con il pallone, come dire, creare tutta una serie di esercizi in questa direzione per raggiungere determinati obiettivi. L'obiettivo più importante ora è il lavoro sulla concentrazione, perché la testa della squadra non è del tutto libera in campo in molti momenti. Pietro, grazie per questo contributo, ti lasciamo al tuo lavoro, sempre gentile, poi in studio ci racconterai meglio questa esperienza avuta con il Pescara. Grazie davvero, un forte abbraccio. Molto volentieri. Da tutti che abbiamo avuto Enrico con il collega Valerio Canelli, volevo aggiungere. È stata un'esperienza condivisa. D'accordo, grazie ancora. Grazie, un saluto a tutti. Grazie. Allora, ultimissimi minuti. Riccardo, riparto da te, perché tante belle parole questa sera da parte di giornalisti inviati della Serie B, dall'ex direttore sportivo del Trapani, da uno psicologo, ma quando si arriva al punto di scendere in campo e di dover vincere a tutti i costi, è dura un po' per tutti.
Sì, noi dobbiamo andare in campo con una cosa fondamentale che è la determinazione. Dobbiamo andare in campo determinati, perché sono veramente d'accordo anche con quello che ha detto il dottor Litterio, noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Non dovevamo essere in questa posizione di classifica, abbiamo una squadra che comunque è superiore a mio avviso alle ultime 5, quindi dobbiamo, secondo me, andare in campo con quella convinzione e a fare anche a sportellate, perché se serve in questi casi si va a fare a sportellate, a vincere anche con l'astuzia in tutti i modi, perché adesso non si può più scherzare. Un passo falso vorrebbe dire veramente andare in quella zona di sabbia mobili pericolosissima, e quindi Trapani diventa un crocevia fondamentale. Totò, quanto sei ottimista? Da no, abbastanza, direi. Da un accendere direi almeno 60, un 60%, nel senso che mi aspetto una squadra in questo momento dia un calcio alla paura, che abbia questa concentrazione, che magari faccia tesoro, insomma, di queste pause che purtroppo si sta portando dietro dall'inizio del campionato, che non riesce mai a giocare la stessa partita in 90 minuti e di saper interpretare bene. Quindi conto parecchio appunto anche sul ruolo, non c'è uno psicologo, ma in questo momento deve essere Sottile con la sua esperienza, di avere questa capacità, certo, di portare un po' tutta la squadra a cui darà fiducia al massimo della concentrazione, che poi è vero, è quello che serve in questo momento. Oltre a Galano sarà squalificato Castanos, nel Trapani mancherà l'ex Koulibaly, però c'è un ex come Pettinari che dovrebbe ritornare in campo. Francesco, e proprio Pettinari è stato un giocatore che senza rigori credo sarebbe il capocannoniere, Andrea me lo conferma, di questo campionato. Bene. Un Trapani quindi da rispettare, anche perché tutti i suoi punti, o almeno la maggior parte dei punti, li ha fatti al provinciale. Intanto speriamo che nella fase di recupero di questi giorni che manca la partita ci sia qualche intoppo, che di solito capita, e quindi di non vederlo in campo. E poi auguriamoci che non scatti quella che di solito viene chiamata la legge dell'ex, e soprattutto mi auguro che il Pescara sia capace di, al di là di giocare, come abbiamo detto, come ricordava il Sottotò, più di un tempo bene, ma anche quando si accorge che non sta giocando bene come nei minuti precedenti, avere la lucidità per mantenere il risultato, perché credo che sia forse impossibile a questo punto una squadra che non c'è mai riuscita, che per 90 minuti gioca bene, tipo il secondo tempo di Venezia o il primo tempo con Frosinone. Bene, invece concluderei con Paolo Sinibaldi per un commento su questa notizia del ritorno di Marco Sansovini a Pescara, ovviamente non come calciatore ma nello staff tecnico della società, e così una bella notizia per lui e per i tifosi che sono ancora legati al sindaco. Ma assolutamente sì, cioè credo che questa sia una buona cosa, c'è un personaggio come Sansovini che è ben voluto da tutti, vive a Pescara pur non essendo pescarese, insomma è un'iniezione di fiducia, di ottimismo nell'ambiente, anche se in questo momento credo che veramente le attenzioni di tutti siano rivolte soltanto a quello che succederà a Trapani venerdì. Sansovini va bene, però in questo caso credo che il personaggio più importante comincia sempre con la lettera S, e non è neanche Sebastiani ma è Sottile, adesso è lui che deve fare la differenza. La S come speranza, diciamo pure. Speranza, sì. Grazie Paolo. Andrea, allora diamo appuntamento venerdì sera, ore 21, Trapani Pescara, sempre alle 20:30 noi saremo in diretta con Diretta Stadio. E che poi anche lunedì ci sarà Diretta Stadio, perché il Pescara tornerà in casa lunedì 27, una settimana 27 per decidere luglio, il campionato, alle ore 21 contro il Livorno, e poi l'ultima a Verona con il Chievo. Beh, di pari passo ci saremo, con la speranza di arrivare al traguardo tutti con il sorriso. Grazie a Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Paolo Sinibaldi, Riccardo Clinco, ringrazio ancora lo psicologo, il dottor Pietro Litterio, poi Gianni Rosati, Luca Cilli e Nicola Binda, che hanno partecipato dalle rispettive sedi. Grazie a te Andrea, grazie a ciao Maurizio da qui in regia. Venerdì sera ore 20:30, no? Venerdì sera 20:30 per commentare Trapani Pescara. Grazie per averci scelto.